Benvenuti ai telespettatori di Telediamante, siamo nel foyer del Teatro Vittoria Diamante, prima della rappresentazione della commedia Miseria e Nobiltà, e abbiamo il piacere di avere qui con noi i protagonisti, Francesco Paolo Antoni e Nando Paone, che ricopriranno i ruoli interpretati da Totò. Il bello della diretta. Sì, ma così diamo così. Allora, lui parla. Vai, vai. Salutiamo prima Nando, visto che Francesco è impegnato un attimino al telefono. Allora, presentiamo il personaggio interpretato da te in questa commedia. Il mio personaggio è quello di Pasquale, il salassatore. Riferendoci alla commedia, cioè riferendoci al film più famoso della commedia, interpretato da Totò, io sono quello lì che l'amico di Totò, il suo socio, insomma, che nel film era fotografo. Nella trasposizione teatrale dalla quale è stato tratto il film era ed è salassatore, quello delle sanguisughe del salasso, e insomma un personaggio mite, buono, sempre affamato come il suo socio, felice alla ricerca insomma di un qualche spicciolo per mangiare. E poi insomma la storia si conosce, hanno questa occasione insomma di poter entrare in questa casa di nobili per farsi una ricca mangiata, e subito approfittano e vanno allo sbaraglio pur di mangiare. Bene, Francesco si è liberato dal telefono. Ti ha già spiegato, allora, di che si tratta? Sì, lui ha già fatto una piccola presentazione. Ma quello che vorrei sapere da te è, no, non è niente di strano, nessuna domanda difficile, ma ecco, è facile portare un ruolo del genere, come dire, seguendo le orme, l'eredità, sapendo che è stato già interpretato da un grandissimo come Totò? Come ci si sente, insomma, nell'interpretare comunque un qualcosa che ha raggiunto l'apice? Grande e bella casa, no. Questi indubbiamente. Sì, troppo buono, troppo gentile. No, è difficile nel senso che non è difficile interpretarle. Certo, ma quella è la prima cosa a cui abbiamo pensato, il confronto con Totò a cinema e con Edoardo a teatro, perché il nostro, diciamo, la nostra versione è quella teatrale, non è quella cinematografica, che è stata rimaneggiata molto. La versione che conosciamo tutti, quella che abbiamo visto a cinema, è diversa da quella nostra, che è più vicina a quella di Edoardo. Per cui tra Totò e Edoardo è chiaro che uno si fa, no, si pone mille dubbi prima di cominciare a fare una cosa del genere. E poi invece ha preso il sopravvento la curiosità di capire come veniva fuori il personaggio mettendoci il proprio carattere. Ed è stata quella poi la scommessa che abbiamo fatto e che abbiamo vinto, perché poi è venuta fuori una cosa abbastanza diversa da quella che la gente conosce. Infatti la gente segue una storia che già conosce, ride a delle battute che già conosce, perché le diciamo, le interpretiamo in maniera diversa. Poi abbiamo comunque cambiato un po' le battute, il testo, insomma è venuta fuori una cosa fresca, una cosa nuova, diversa da quella che conosciamo tutti, perché il paragone insomma non è impossibile, per cui insomma l'unico lavoro era quello di renderla diversa. Chi tra i due mi spiega un po' questa antitesi tra la miseria e la nobiltà? Io potevo dire qualsiasi cosa tranne l'antitesi. L'antitesi è solo lui te la può dire, guarda, no, veramente disse l'antitesi. Non capito. Questo contrasto tra miseria e nobiltà, soprattutto in questa commedia. Ma il contrasto tra miseria e nobiltà purtroppo lo conosciamo bene tutti, è un contrasto netto, un contrasto molto forte e molto deciso. Questa vera povertà e questa finta nobiltà. Sì, insomma in questo testo poi c'è di fatto proprio la finta nobiltà, perché insomma anche la ricchezza è una ricchezza
interpretata da un povero arricchito, insomma, di nobiltà vera e propria in questo spettacolo non si vede. Sì, i veri nobili sono un paio e sono due. C'è il nobile vero, che è quello più importante, che segue e corteggia la ballerina, ma insomma è un poveraccio, per cui insomma sono interpretati in maniera anche abbastanza, insomma, ironica, e viene fuori molto 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 la miseria e molto anche la l'inventiva è la nobiltà d'animo che purtroppo, insomma, non in quest'ultimo periodo ce n'è veramente poca, devo dire, in giro nella realtà, insomma c'è molta miseria umana. La nobiltà proprio si è persa proprio di nobiltà d'animo. Io non avverto proprio la sensazione della nobiltà d'animo, ma francamente proprio lo dico in tutte le quello che succede intorno a noi, dalla politica alla sociale, insomma nobiltà zero, mi sembra di capire. Se di nobile c'è, ma insomma non, se lo si tiene molto dentro, perché non viene fuori. Siamo rimasti pochi veramente, quelli nobili d'animo e di... Che la vera ricchezza. Entrambi vedo che saltellate un po' tra cinema, teatro, televisione. Dov'è che vi piace stare di più? La domanda è sempre quella, la risposta è sempre quella. Teatro? Non c'è dubbio, per me non c'è dubbio. Lui forse ha un'idea diversa. No, in realtà no, a me piace fare questo mestiere perché abbiamo la possibilità di esprimerci e di percorrere i vari linguaggi, per cui a me la televisione diverte moltissimo, ma mi diverte farla, il cinema mi esalta, il teatro mi dà l'emozione che ma insomma è abbastanza ovvio, abbastanza banale, insomma c'è il contatto col pubblico, per cui insomma si crea immediatamente il rapporto, allora tu senti il pubblico sente te, quando si innesca questo meccanismo allora c'hai la sensazione di poter gestire anche, no, il pubblico in qualche modo, no? Di poter arrivare al pubblico con una battuta, con un gesto, allora quando si arriva a questa condizione ti dà un'ebbrezza fantastica che nessun altro linguaggio ti può dare, né la televisione né nel cinema. Però devo dire che mi diverte molto, anche la radio è un'espressione, insomma voglio dire, noi abbiamo la fortuna di poter usare questi linguaggi che sono molto molto divertenti. Come ti dicevo prima fuori onda, l'attore è attore dovunque lo faccia, che sia davanti a una telecamera o davanti a una macchina da presa o davanti a un pubblico o davanti a un microfono, un attore è un attore. Divertente proprio che in attore è usare i vari linguaggi per quelli che sono, cioè l'errore che fanno molti è quello di essere uguali in televisione, a cinema, a teatro, invece il divertimento è proprio quello di usare il teatro, il linguaggio del teatro, perché recitare in teatro si deve fare in maniera assolutamente diversa da come si fa a cinema o in televisione. E il teatro sicuramente è più impegnativo, col teatro si ha la possibilità di usare di più la gestualità, di giocare coi tempi, con le pause, coi silenzi, con la mimica, in televisione invece devi andare di fretta, a cinema invece devi essere molto discreto anche nella recitazione, insomma è divertente anche quello, no? Usare i vari linguaggi, e quello è il divertimento dell'attore vero. Dell'attore vero, divertimento vero dell'attore. Voi siete appunto attori a tutto tondo, però soprattutto la vostra verve viene fuori nel comico, no? È tutto lungo. Lui è soprattutto in altezza. Però diciamo la verità,
da napoletani, cioè, siete avvantaggiati. Ah, non c'è dubbio. No, no, non c'è dubbio. Il napoletano ha un valore aggiunto che è quello del il teatro nasce con la commedia dell'arte napoletana, per cui non c'è niente da fare. Quindi è assolutamente, abbiamo un'esperienza, un bagaglio che ci portiamo dietro, che abbiamo, no, dentro di noi, per cui la lingua, la gestualità, insomma, sicuramente è una marcia che in alcuni, vabbè, ma che sono discorsi, insomma, che può essere anche un limite per certi versi, ma se usato bene sicuramente è un valore aggiunto. Bene, adesso vi lasciamo liberi. No, per... no, vabbè, non lo facciamo. Forse ma per noi dici? Sì, non vi vogliamo trattenere. Dici, no, 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 no. Bene, allora no, per noi è un piacere. Allora, già prima con lui ho parlato un po' della situazione di Napoli. Adesso tocca anche a te, insomma, fare una breve sintesi, un piccolo pensiero. Purtroppo non c'è niente da dire, è una situazione assolutamente vergognosa e non ci dobbiamo nascondere dietro niente, è una situazione che... Però intanto che... questa situazione fa conoscere solo Napoli. Cioè sta un po'... Però è un dato reale, purtroppo. È vero che poi fa notizia, perché fa notizia sempre e solo... oddio, insomma, Napoli città, ma non è bello, perché ci sono le classifiche, no? Ci sono le zone A, le zone B, quindi non è una bella cosa quello che il centro, io dove abito è pulito, però insomma è un apparente, quindi insomma è una situazione vergognosa, per cui dire che Napoli è pulito perché io abito in un quartiere pulito è una menzogna. Però forse voi consigliare a quelli della provincia di portare l'immondizia al centro, così siamo sicuri della dose. C'è una piccola spesa di benzina, magari, come si mette i suoi 2-3 sacchetti, quelli che fai in una settimana, magari 2-3, 20-30, se li mette in macchina un giorno a settimana, va al centro, li mette nei cassonetti. Avete anche dato un consiglio per ecologico. Ma come dire, il teatro, quello che portate voi, no? È anche un modo per far riscoprire questa Napoli, il lato positivo, i buoni sentimenti. Sì, ma non basta, no? Voglio dire, è un momento, non è che col teatro si risolvono i problemi, insomma, si passa una serata piacevole, però diciamo con concretezza. No, sicuramente non è solo, Napoli è tante cose, ci mancherebbe altro, però è chiaro che in questo momento viene fuori quello che è più grave, che è una condizione di disagio assoluta, ma che i napoletani stessi vivono, ma che probabilmente hanno voluto anche loro, insomma, voglio dire, è colpa di tutti, è colpa del governo, della gestione comunale, dei cittadini, della camorra, delle collusioni con la camorra, insomma c'è una responsabilità da parte di tutti, per cui insomma, veramente c'è da vergognarsi. Io da napoletano mi vergogno, devo dire, e della situazione e per il fatto che siamo arrivati a questo e che a Napoli c'è una sorta di rassegnazione ormai da un po' di tempo, come se già il popolo napoletano è contro e contrario a tutte le regole e quindi questa è già una cosa che fa malissimo a Napoli, perché non può essere un'anarchia totale, perché sennò si va incontro a queste cose. E quindi c'è molta responsabilità anche da parte dei napoletani che si sono lasciati andare, poi si arriva a questi limiti terrificanti ed è difficile. Però adesso si deve risollevare. Si deve, certo, non so come faremo, perché pure io vivo a Napoli, però insomma bisognerà pur che ci si risollevi, bisognerà pur che qualcuno ci aiuti anche a risollevarci, perché sennò... Sentiamo Napoli è la canzone, Napoli è il teatro.
due momenti essenziali per la cultura napoletana. Sì, assolutamente sì. Però Napoli non può essere solamente la canzone, il teatro, Napoli deve essere una città come le altre, dovrebbe essere in più, artisticamente, culturalmente, c'è una storia bellissima, però non si può parlare di Napoli con la canzone, il teatro, sennò è chiaro che facciamo questa fine. È un po' riduttivo, sì, perché poi i focolai di grandi intellettuali, di filosofi, di artisti in altro genere, dal punto di vista illuministico, se si può dire, ce n'è tanta, insomma, ci sono anche tante altre persone che non cantano, non suonano e non recitano, ma che hanno qualcosa da dire e soprattutto da fare di importante per la città. E quindi sono d'accordo con Francesco, è un po' un luogo comune dal quale forse è il momento di staccarci un attimo. Il luogo comune, chitarra e mandolino, come diceva il grande Massimo Troisi, che diceva: io tutte le volte che esco, vado con potrame e sta uno con mandolino, poi esco, vai e sta uno che si mangia una pizza. Non è così. Va bene, ringraziamo i nostri ospiti, in bocca al lupo. Vi aspettiamo qui a Diamante la prossima estate. Noi diamantesi aspettiamo voi quest'estate. Grazie.